Wow, hey coach, ben ritrovati dal vostro Andrea Lincoln in un nuovo episodio di Detective Pikachu. Continuiamo dal capitolo 5, Fine Park. Sì, ho interrotto lì l'ultima volta il gioco. E insomma, diamoci da fare. Abbiamo appena salvato Baneri e possiamo andare a casa? Andiamo, team? Ok, andiamo. Mewtwo. Iniziamo la grande. ピカチュウは記憶をなくしているようですね。しかし、私との約束は守ってくれているようだ。 Non ho idea se questa sia la voce originale di Pikachu in giapponese. Dimmi tu, voglio dire. ハリーのものに間違いなさそうだな。ハリーはファインパークの事故を調べていたのか。はい。最近起きているポケモンの事件と関わりがあると考えていたようです。 1年も前の事故だぞ。その頃からRがARが使われていたのか。事故だと思っていたが、ポケモンたちが暴れたのはRのせいかもしれません。しかし、そんなことが本当に。明日GNNで事故の映像を確認してきます。ああ、ベロ。私も署に戻ったら、もう一度調べてみるか。ぜひお願いします。くれぐれも気をつけてくれ。ハリーの事故現場はファインパークのすぐそばだ。 Potrebbe essere che andiamo proprio al... alla stazione TV. Sarebbe fighissimo. Sitiamo posti fantastici proprio. Bene bene, volevo dire, non so se la voce di Mewtwo questa qui è, diciamo, uguale a quella che c'era nel film Mewtwo contro Mew. O Mew contro Mewtwo, non mi ricordo il titolo. Vabbè, insomma, il primo film dei Pokémon. Perché, sinceramente, io... non ho mai avuto interesse a guardare Pokémon in giapponese se gli episodi c'erano già in italiano. Perché comunque sia Pokémon non è un anime per adulti e quindi tipo Dragon Ball se vogliamo. E quindi non ci sono censure di nessun tipo tranne quegli episodi insomma dove ci sono armi da fuoco. Ecco, ci sono stati, ma non ci sono più, vabbè. Però insomma i dialoghi sono quelli. Andiamo! Facciamo le cose importanti. La cosa importante è andare alla stazione TV, credo. Sarebbe interessante se fosse la stazione TV. ピカチュウ、父さんが失踪したのってきっとそいつのせいだよ。一体どうして？おいおい、焦るな。今考えてもわかることじゃない。でも明日GNNに行けば新しい情報が入るんだ。 Ma è un letto quello, sembrava una mappa, una cartina. Ok Pikachu, ma dorme così scoperto, ma si prende il raffreddore. Ah, quindi finiva qui il capitolo. Ma perché? Capitolo 6, la GNN. A saperlo facevo l'altra volta. Io perché comunque sia non so le cose. Il giorno dopo siamo andati alla GNN all'orario concordato. Concordato quando? Quando nel gioco non l'ha fatto vedere. Ah, no, mi dà fastidio sta cosa che ci mancavano 4 minuti di registrazione e finiva il capitolo. Dunque questa è la GNN. È enorme. No, no, Jubilo TV è più grande. Mi chiedo quanto sia esplorabile questo posto. Ma qui fuori per nulla. Oh, team! Che c'è, Pikachu? Non è chiuso occhio stanotte, vero? Scommetto che pensavi a ieri. Facciamo il punto, qual è l'obiettivo di oggi? Non preoccuparti, ce l'ho ben presente. È per guardare il video del reportage. Esatto, qui alla GNN hanno un video dell'incidente di Fine Park. Esaminandolo, forse riusciremo a scoprire qualcosa di più sulla gente R. Bene, andiamo alla reception e chiediamo di Emilia e Meiko. Salve! Ma guardia, non mi si caga manco di striscio. Receptionist, buongiorno, cosa posso fare per lei? Non per te, per lei, dammi del lei. Oi, Tim! Oh, Meiko-san, Emilia-san. Yōkoso, Tim-kun. Chikara ni nareru to iin dakedo. Kyō wa yoroshiku onegai shimasu. Eh. 奥へどうぞ。でも
ちょっとスタジオに寄ってもらっていいかしら。ロジャーさんも挨拶したいって。わかりました。Ok, Roger. Andiamo? Ah sì, devo parlare con lei. Già, ecco io. All'aiuto. Roger-san wa 23 kai de iin da yo ne? Hai, ongaku bangumi no shuroku tte itte mashita kara. Niju-san, ma Niju-san non è 23. Ha detto Niju-san. Niju-san è 23, non 22. E infatti, vedendo il video di Abdallah Smash, mi sono accorto che effettivamente dice 23esimo piano e non 22esimo. Niju-ni è 22. No, perché se davvero hanno sbagliato a tradurre Niju-san, sì. O forse ho capito male io? No. Oggi dobbiamo registrare un programma musicale, tra poco cominceranno le prove. Ok, dove... Ah, qui. Lo studio di registrazione è qui, ci ho provato, non mi ha fatto entrare. Ah, ecco. Mannaggia a me. Studio One. Immagino cosa possono essere le telecamere Yamma. Telecamere tenute da Yamma. Tipo i droni, loro c'è lo Yamma. Metante. Ethan Graham. Che nome particolare, Graham. GNN の社長なんだ。うちのスタッフは何度も君たちに助けられたと聞いたよ。なかなか可愛いアシスタント。ci vuole dare qualche ricompensa? アシスタントはティムの方だけどね。ピカチュウ。ティム君はビデオを見に来たんだね。そうだ、ビデオ。撮ってくる。あ、sì, quello è quell'amichetto là。すみません。何？君のおかげで GNN はスクープ続き。協力は惜しまないよ。せっかくだし、メイコが戻るまでスタジオを見学していかないかい？ありがとうございます。Quel Graham è molto stereotipato. Ok, Meiko si era dimenticata del reportage, non possiamo farci niente. Già che siamo qui, accettiamo la proposta di Roger. Visita lo studio di registrazione. Ottimo. Meiko が帰るまでスタジオを見学してようぜ。Va bene, Pikachu. Diamo un'occhiata allo studio. Ok, telecamere Yamma potrebbe anche essere semplicemente una marca, tipo Sony, Panasonic, Philips e tante altre che boh, non è che posso stare l'elenca tutte per il video. Io mi occupo delle riprese proprio come gli Yamma, ma sono proprio le telecamere tenute da Yamma. Questa telecamera è piuttosto grande, visto che roba è un po' complicata da usare, ma ti assicuro che la qualità delle riprese non ha nulla da invidiare a quelle delle telecamere Yamma. A proposito, hai per caso sentito anche tu quello che si dice in giro? lo sai, no? Gira voce che vogliono rinnovare lo staff della trasmissione. Ah, sì, come mai? Beh, la situazione finanziaria è ancora difficile, anche se è vero che da quando abbiamo cominciato a usare le telecamere Yamma facciamo molti più ascolti. Mi spiace, purtroppo non so niente. Ah, no? Che Roger sia qui è normale, ma è raro che il presidente venga allo studio di registrazione. Magari è venuto a guardare come lavoriamo. E ti sta guardando in questo momento, quindi mamma mia, datti da fare. Dunque, tra i membri dello staff girano voci di questo tipo. Tranquillo, sì, però Roger guarda questo ragazzo in modo inquietante. Tu stai tranquillo che sei solo uno che sta dietro la telecamera, non ti succederà nulla. Tranquillo. Allora, secondo il copione, inizieremo le prove con... Oh, stai in visita al nostro studio? Buongiorno, puoi dirmi cosa sta facendo? Sto riguardando il copione della trasmissione in preparazione alle riprese. Sono la R principale. Action replay? Aiuto regista. Ah, aiuto regista. Io R... qualche anno fa R era solo per quelli, diciamo, interessati ai videogiochi. Era solo action replay. Lascio il replay, è un po' che non lo vedo in giro. Se ti interessa posso spiegarti esattamente cosa faccio. Ma non c'era nessuna opzione possibile, plausibile. L'ho detto, sono al posto dei droni.
ottimi cameraman, ma quelle telecamere devono avere un frame rate piuttosto alto per stare dietro ai loro movimenti repentini, eh? Dico solo questo. Ui! Kito Norman! Ah, Kisu. Ah, Kisu. TH, TH. Scusatemi, TH non è Kito, è Kisu. Quella F. Sì, ma come vengono guidati? Ehi tu, Olga! Donna di mezza età. Classico. Sei una gattara? Ma poverino! In effetti è vecchia, cioè di mezza età sicuramente. Non ha le rughe perché noi gli pesa il culo a farli sicuramente ai programmatori, però è vecchia, si vedeva. Ma oh mio Dio, questo è proprio stereotipato al massimo. Il look è stereotipato al massimo. Ma che combinano alla Game Freak? Oddio, è della Game Freak questo? Beh, Pokémon Company sicuro, però Game Freak non ne sono sicuro. No, con Pappagallino, no, con Chatot, no. Chatot, non mi troverò qua. Non mi esprimo. Ah, questo netto ha? Vita cosa nai? Max and Perap chan, futari awasete hannin mae. Hannin mae, hannin mae. Ragazzi, ora io non è che sono proprio un conoscitore dei nomi giapponesi dei Pokémon, però chiamare un Pokémon Pera, che sta a indicare il bla nostro, no? Quando uno parlando bla bla bla, il pera in giappone sarebbe il nostro bla. Pera 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 pera, bla bla bla. Chiamare un Pokémon bla? Game Freak, che dici? Ti diamo una svegliata coi nomi? Sono troppo stupidi i nomi. No, oddio, nel senso, non è che sono stupidi, sono terra terra. Tipo Geodude, roccia. Non ha senso. Sono proprio terra terra. E nella loro semplicità sono sia stupidi che geniali. Dice, perché devo dare un nome super complicato? Mi raccomando, custodisci gelosamente il mio autografo. Ah, anzi, te ne posso fare quanti ne vuoi. Un regalo di benvenuto per il nostro nuovo arrivato. Ah, veramente non lavoro qui. Sono solo passato a salutare Roja. Oh, davvero? Maximum Music! È il famosissimo programma musicale della GNN, presentato dal grande Max Warhol, ovvero io stesso. Ah. Beh, speravo di una reazione un po' più entusiasta. Ti hanno mai detto che sei un tipo un po' difficile? Chatot? È bravissimo a imitare le voci. Notevole, eh? Invece Chatot è un vero artista. Io e lui siamo una coppia eccezionale, non è vero Chatot? Potrei raccontarvi un aneddoto su un pappagallino, ma non sarebbe di competenza ai fini del gioco. E dai, Chatot, che figure mi fai fare? Ah, ah, ah! Ti piace il mio autografo? Che spreco di carta. Pikachu. Fortuna che non capisce. Ma perché, poverino? Quello ci si impegna tanto. Beh, direi che abbiamo visto tutto quello che c'era da vedere qui. Sì, Meiko sembra metterci più tempo del previsto. Chissà come mai torniamo da Roger e decidiamo cosa fare, no Pikachu? C'è una cosa che voglio fare, voglio andare di qua. Non ci sono andato. Potrei andare direttamente da Roger, è vero, ma voglio vedere. Voglio esplorare la vita.
E questo cos'è? Sembra un canale per trasportare oggetti. Lo useranno per le trasmissioni. Wow. Ah, ok. Questo è per uscire. Non posso vedere. Signore, lei? Sei un nuovo impiegato? Tu che fai? Mi occupo degli Yamaha. E cosa fai esattamente qui dietro le quinte? Sto controllando che tutto sia pronto per le riprese. Ah, se le apparecchiature non funzionano è davvero un grosso problema. Immagino, signore, immagino. Qui non c'è nient'altro. Mamma mia, ragazzi. Quanto sono grandi gli studi. Davvero grandi. Non immaginavo fossero così grandi, sapete? Va bene. A questo punto direi che tornare da Roger è l'unica cosa che possiamo fare. Yippie! Salve? Stai cercando tuo padre? Ah sì, che storia toccante. Detective Team, un nuovo servizio, che dici, suona bene? Veramente? Ma sentilo, penso che questo sia un gioco per noi. Roger. Meiko ci sta mettendo più tempo del previsto. Mi dispiace farti attendere. Un'altra, poi facciamo notte. Calma, Pikachu. Anche io sono un tipo a cui non piace aspettare. Non importa, non si preoccupi, Roger. Beh, insomma. Ah, senti, che ne diresti di provare a usare le telecamere Yamaha? Wow, davvero, certo, vediamo, ci vorrebbe un modello. Ah, cosa faresti senza di me, Tim? Eccomi qua, al tuo servizio. Sembra che tuo Pikachu sia entusiasta di questa idea. Fino a poco fa non faceva che brontolare. Al resto ci penso io, Tim, tu pensa alla regia, ok? Emilia verrà con te. Eccomi! Mi raccomando, Tim, metti in risalto il mio fascino. Sì, come no, a dopo. Emilia, dove bisogna andare? Ah, ok. Dove devo andare? Nel corridoio a pannello dietro quel... Qua dietro? Oh, alleluia! Dai. Oh, c'è uno tutto? Perché uno tutto? Non ha senso? Ah, Emilia! Questo è famoso, sto tizio. スタジオを見学してもらってるティム君です。ああ、君とメイコが世話になったっていう。俺はヒロ。よろしく。よろしくお願いします。ナイスミュージックのディレクターなのよ。まあね。でもこいつのおかげでなんとかなってるようなもんだけどね。Perché che fai di preciso? Ah, segna tempo. O tutto? タイムキーパーなの。正確に時間を教えてくれるんだ。いつも助けられてるよ。 賢いんですね。おい、こっちは準備万端だぜ。まだかよ。お、そうだ。いや、ヒロ、そっちにティム君は来てる。はい。ヤンヤンマカメラを触らせてあげてくれないかな。ちょっとでいいんだ。ね、わかりました。ありがとう。頼んだよ。ティム、こっちだ。はい。モニセルベロ。 Film usando le telecamere Yamaha. Ok. Riprendi Pikachu dall'angolatura che preferisci e realizza un video. Quello che faccio ogni giorno a casa. Cioè, anche se la telecamera è ferma. Però. Beh, però è agile. Ok. Te la capi bene. Dunque, arriva lì, gira, passa di là. Sì, ok, ci sono. Ok, ci sono, penso di esserci. Decidi i movimenti delle telecamere. Vediamo un po'. Proviamo così, perché non sono tanto sicuro. Sì,
Sì, ci siamo qua. Sì? Beh, forse. No. Ho capito. Non si deve vedere la sceneggiatura? Forse. Forse questo dall'alto è meglio. Però oddio, primo piano così ripico, cioè bello, mi piace. Molto bene. No. Molto meglio. Molto meglio così. Perfetto. Mi piace. Certo che va bene. Le telecamere Yamaha sono fortissime, grazie. Non c'è di che, sono felice che ti piacciono. Torniamo allo studio di registrazione, Tim. Meiko dovrebbe essere tornata ormai. Va bene. La cosa che mi dispiace di questo gioco è che non si possa muovere la visuale intorno al personaggio, perché con lo stick del New 3DS si può fare. Mi dispiace solo di questo. C'è lo stick praticamente a destra. E con Super Smash Bros. Praticamente lo stick serve a fare i colpi caricati. E in alcuni giochi tipo Monster Hunter puoi anche girare la visuale. Però qui no, vabbè. Fa nulla. Dov'è Meiko? Ancora nulla? Ok. Meiko? Andiamo da Pikachu? Ah, ok. Pensavo di dover aspettare Meiko. Eccomi qua, Pikachu. Allora, che te ne pare? Come sono andato? Benissimo, hai fatto un figurone. Erano tutti molto colpiti. Ah, lo sapevo. Ho una gran classe. Vedo che la fama ti ha girato la testa. Ehi, ragazzo! Di nuovo lei? Hai visto il mio dorato Paragly? No, non l'ha ancora trovata? Lo sapevo, ah, quell'incapace. Dirà due paroline ai suoi superiori. Che succede? Ethan, non riesco a trovare la mia piccola Paragly. Ah, questo è un bel problema, fra poco iniziano le prove. Tim, non è che potresti darci una mano a ritrovarla? Certo. Se proprio dobbiamo. Grazie, sei molto gentile. Finalmente vedrò un vero detective in azione. Scopri dove è finita Paragly. Ma Olga, non posso avere. Posso parlare con Olga per avere più informazioni? Provo a entrare nel suo camerino. Vorrei avere qualche informazione su Paragly. Ha qualche graffio, qualche. Mi manca un occhio, le manca. Cosa? Hai trovato la mia Paragly? Ah, non ancora, mi dispiace. Oh, è terribile, chissà quanto le manco. Starà piangendo tutta sola da qualche parte. Devi sapere che la mia Paragly è bella come un delicato fiore primaverile. Tutti la adorano per via della sua innata eleganza. Ah, un Pokémon bello come un fiore, prendo appunti. Mi raccomando, scrivi tutto quello che ti dico. Sì. Pikachu voleva dirmi qualcosa, ma se riuscissi a parlarci... Avanti, ti aspetto, Pikachu. Dimmi cosa ti passa per la mente. Di qua gli ascensori non li posso prendere, anche perché... Non è proprio che Paragly non possa prendere gli ascensori, ma... Insomma... Niente caffè? Allora, vediamo un po', iniziamo un po' da qua. Iniziamo. Non penso sia qui, perché comunque sia questo lo studio di registrazione, e che Paragly sia qui è un po' improbabile. Magari può dirmi qualcosa lui. Ha l'abitudine di avvolgersi la coda tutto intorno alla vita per sembrare più imponente. Sì, in effetti le Paragly lo fanno. Le Paragly, i Paragly in generale. Che strano, ci sono un sacco di interferenze sullo schermo. Che problema c'è? Sto notando delle interferenze nelle riprese dello studio di registrazione. Forse c'è un problema con le telecamere. Può essere. Qui da noi sembra tutto a posto. Dobbiamo risolvere questo problema prima dell'inizio delle prove.
E dobbiamo risolvere anche le interferenze di Paraclic e Sagirmi. Ora che mi ci fa pensare, oggi non l'ho vista. Gironzola nei camerini? Oh, allora potrebbe essere in un qualche camerino. In questo per caso? O questo? Sì, potrebbe anche essere qui. Vanitoso come pochi. Cosa se dirmi di lei? Ha due orecchie viola grandi come la mia faccia. Così grandi. Deve essere un Pokémon bello grosso. In effetti Paragly è un Pokémon grosso, ma anche molto potente. Non fatevi ingannare. È molto forte come Pokémon. Davvero. L'ho usato in competitivo un paio di volte e ha fatto i mazzi così agli avversari. この音色は。ここか。うん。うわ、ちょっとピカチュウ。なんて美しい音色なんだ。ピカチュウ、こっちこっち。 どうしたの? コルトック? コルトック!ごめんなさい! 勝手に... いいのよ! ちょっとびっくりして... Scusa, è un po' esagerata la tua reazione. あなたは今日の出演者の? ええ... カリーナよ. はじめまして... コルトック!パートナーのコルトックよ. In effetti, Cricket Yuna, quel suono lì. ピカ! Pika, pika, pika! Kawaii Pikachu-chan, ne? Oddio, non gli dire che è carino. Dammasare-chan, dame desu yo! Non si lascia ingannare. Cavolo, con quanta foga! Con quanta foga ha detto non si faccia ingannare. Allora, Paragly ha girato un po' per il camerino e poi ci ha fissati per qualche secondo e se n'è andata. Ti fissa... Prima mi stavo aiutando a accordare il violino. Oh, sa fare una cosa simile? Sì, ha una grande sensibilità per i suoni. Cricketyun. Ok, è un indizio, quindi va bene. Possiamo andare, non è qui. Questo è il camerino di Karina. Attenzione! Mimikyu. Ci fai passare? No, non ho nessuna intenzione di rubarti la scena. È un tuo amico, Pikachu? No, questo è Mimikyu. A quanto pare è qui per partecipare al talent show che verrà registrato dopo Maximum Music. Capisco, ma ce l'ha con te? Ha paura che io voglia rubargli la scena, dato che ci assomigliamo. Non hai niente da temere da noi, Mimikyu. Non vogliamo apparire in TV. Ah, fermo! Tim! Mimikyu! Ma che ci fai qui? Devi rimanere nel tuo camerino ad aspettare il tuo turno. Ehi, non ti agitare, calmati. Tim, non è che potresti chiedere a tuo Pikachu di usare una mossa per calmare Mimikyu? Ah, ecco, il mio Pikachu non sa usare mosse. Tim, non c'è bisogno di spifferare le quattro venti. Davvero? Non sapevo che ci fossero Pokémon che non sanno usare le mosse. E ti pareva. Dicono tutti la stessa cosa. Ma a che servono le mosse con un intelletto superiore come il mio? Beh, se è così non si può fare niente. Dai, Mimikyu, torniamo nel camerino. Guarda che se non obbedisci ti faccio mandare a vedere la GNN. Kiki! Sembra che la minaccia abbia sortito il suo effetto. Io vero, Tim. A dopo. Ciao. Bene, torniamo. Allora, dobbiamo andare a vedere altri camerini. Quel Mimikyu è davvero scalmanato. Già, è uno dei partecipanti del talent show, giusto? Forse potrebbe sapere qualcosa su Paragly. Proviamo ad andare a parlargli. Grazie, fin qui c'ero arrivato anch'io. Cioè, anche forse non mi faceva entrare, forse, non c'era nessuno. Abbiamo un Mowile. Non si può. Non si sa cosa ci sia sotto il manto di Mimikyu. Però a quanto pare Pikachu è stato risucchiato. Che ci sia un buco nero? Il Pokémon buco nero. Meh.
Ma guarda, che sa dirmi di Paragly? No, non sappiamo dove sia finita. È proprio questo il problema. Tu l'hai vista? Da queste parti non si è vista, eh? Beh, pazienza. Oh, che buffo il tuo Pikachu. Anche tu sei qui per il talent show? No, veramente sto cercando un Pokémon. Posso fare qualche domanda? Paragly, non l'ho vista. Capisco. Io non c'è, prova a cercare altrove. Però, ora che ci penso, sì? Quando siamo arrivati qui, la porta del camerino non era chiusa a chiave. Ah, vedi, in questo camerino ci sono i Pokémon che partecipano al talent show. Se non c'è nessuno con loro, la porta viene chiusa a chiave per evitare che se ne vadano in giro. Quindi qualcuno si era dimenticato di chiudere la porta a chiave? Penso di sì, anche se non posso dirlo per certo. Va bene. Mimikyu, sai dirmi qualcosa su Paragly? Magnemite, che c'entra Magnemite? L'hai incrociato prima in corridoio? Forse un altro dei concorrenti del talent show. E pensi che stai cercando di attirare l'attenzione? Sento le fiamme della rivalità che divampano. Mi sa che questi aspiranti star sono tutti uguali. Quindi dobbiamo cercare un Magnemite? Ok, chissà come si chiama in giapponese. A proposito di Cricketune, non ci ho parlato. Sai dirmi da che parte è andata? Paragly ruba il posto agli altri. Ok, Cricketune, grazie per la tua informazione. Proviamo a entrare qui. Dovrebbe esserci un Magnemite. Non so se posso andare anche sotto. Ok, questo è lo studio. Andiamo un attimo qui dietro. Allora, questo qua mi ha detto che qualcosa succede alle telecamere. È diventata nera. Tu che sai dirmi di Paragly? Dunque, una volta l'ho spazzolato il pelo, ma non deve essere andata molto bene. Da allora ogni volta che mi avvicino agita la coda e si mette sulla difensiva. Questa cassa contiene Magnemite, aprire solo a inizio riprese. Le sue forti onde elettromagnetiche disturbano le apparecchiature televisive. Ah, perciò lo tengono chiuso qui dentro. Quindi qui dentro c'è un Magnemite. Ok. Abbiamo raccolto un bel po' di informazioni su Paragly. È arrivato il momento di tirare le conclusioni. Adesso! Accidenti! Sate. Pensiamo a dove potrebbe essere Paragly, basiamoci sulle sue caratteristiche. Allora, proviamo, che ne so, va sempre a mettersi... Va sempre a mettersi nei posti anche se sono già occupati. Potrebbe essere coinvolto un altro Pokémon. Quale Pokémon potrebbe essere? Magnemite. Perché credi che ci sia un nesso? Adesso si può fare. Eccolo qua. Esatto, mo si poteva fare, prima no. Mancava appunto un tassello. Dov'è Paragly? A saperlo, Pikachu. Ah, ok, devo mettere qua. Pappete. Cosa? Un momento, ma se questo... Questo è lo studio, no? Ah, qui. La maledetta mappa. Bene. Sta facendo un pisolino nella cassa di Magnemite. Il Paragly non è proprio un Pokémon bello, però è imponente, è forte ed è aggressivo. Che bella posizione proprio, eh. Attento Pikachu. È contenta perché ci ha fatto scappare. Ti ringrazio di cuore per aver trovato Paragly. Non avrei mai pensato che fosse in quella cassa.
A quanto pare ha mandato via Magnemite per farsi un sonnellino nella sua cassa. Capisco. E Magnemite dov'è? Quando sono arrivato non c'era, deve essere in giro da qualche parte. Che cosa? Oh, noi ora che facciamo? Dobbiamo trovarla più presto. Le do una mano. Grazie, Tim. Potresti andare in sala regia a riferirlo a Hiro? Io vado a riportare Paraglide a Olga e poi ti raggiungo. Va bene, vado subito. Bene Cuggi, il video per oggi finisce qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione come sempre link per Twitter e anche per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.